Mia figlia e io vi siamo molto grati dell'onore. Prego, prego. Una fanciulla incantevole, già promessa, immagino. Beh, ecco, veramente, il conte del Balzo ha dei problemi. Ma li supererà, magari col nostro aiuto. Oh, sì, certo. Un amico fedele della casa Visconti. Certo, anche di mio zio Marco. Ma che pensano, che ci divertiamo a guardare le loro smorfie? No, pensano che quando ci divertiamo non pensiamo. Questa davvero non l'ho capito. Io sì. Vero, signor decano? Vedi? Quelli sono gli scudi dei cavalieri disposti ad accettare la sfida, ciascuno col suo stemma. Lo sfidante sceglie l'avversario toccandone lo scudo con la punta della spada e lo sfidato è impegnato così ad accettare il duello. E quello è lo scudo di Ottorino. Se lo prendo a schiaffi dovrà battersi per forza. Dovreste prenderli a schiaffi tutti. Erano in sei e nessuno vi ha scelto. Ottorino desta tanto timore? Che un Visconti desti timore è sempre apprezzabile, non ti pare? Sfido che hanno paura. Non c'eri l'altro giorno quando Ottorino e i suoi hanno vinto? Adesso capisco quello che tutti dicono in giro. Che Marco Visconti gli voglia bene come un figlio. E se lo merita, io lo conosco. L'armatura per il torneo gliel'ho fabbricata proprio io. Quello è il mio Morione, l'avevamo riconosciuto. E non sai chi è cavaliere? Vi giuro di no. Voi conoscete il significato del gesto, conte Oltrato? Ah, sì, certo. Duello ad oltranza. Il cavaliere misterioso non intende limitarsi al cimento sportivo. Avrà motivi di rancore personale. E di chi può trattarsi? Non ne ho idea. Non era iscritto. E la sfida ad oltranza gli dà anche il diritto alla precedenza sugli altri duelli. Ti conduco via, forse è meglio. Prenderò un pretesto. Deve essere qualcuno al servizio dei Rusconi. Cercano di vendicarsi. Il mio cavallo. Signori, popolo di Milano, nel momento in cui ha inizio la seconda giornata di questo glorioso torneo, invito tutti a manifestare la vostra gratitudine verso il nostro duca e principe, che nulla tralascia per venire incontro alle nostre attese. Viva Ozzone Visconti! Viva! 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 Thank you.
È spuntata. Non volevo ucciderlo. Marco, la folla ha gridato il suo nome senza riconoscerlo, ma è lui, il cavaliere misterioso che ha ferito Torino. Ferito, ma non ucciso. Non volevo ucciderlo. La sua lancia era spuntata. Marco, ne sei certo? Ne ho le prove. Non sei stato tu a dirmi che Marco era partito per Firenze? Una finta partenza prima di quella vera. Ha ingannato perfino me. Me lo ha fatto credere. Hai perso la sua fiducia? Tutt'altro. È chiaro perché ha agito così. Si vergognava anche i propri occhi di aver ceduto alla smania di umiliare l'ignaro Torino. È vero che in tal modo si è umiliato anche lui. Ma non è uomo da pentirsene. Non si pentirà mai di nulla, lui. Marco, accecato da una rivalità amorosa. Chi l'avrebbe mai sospettato? Io credo che tu l'abbia fatto. Un caso umano interessante quello del nostro Marco. Bice ed Ermelinda del Balzo. Lui vuole Bice perché in Bice ritrova Ermelinda che non ha potuto avere. La passione di oggi che placa e vendica in lui il grande amore inappagato della giovinezza. Chi mi fa pena è Ottorino. La vera vittima è lui. E Bice no? Si amano. Bastava guardarlo al torneo. Credo che Marco avesse un altro motivo per punire Ottorino. Non contava su un'alleanza coi Rusconi di Como. E non era anche questa una mossa ispirata alle sue dissennate ambizioni? Sei bene informato. Sì, ma non da te. Tu sei vicinissimo a Marco, anche contro di me. E sai bene che se gli riconosco i suoi meriti di condottiero, non ignoro le sue ambizioni. E la sua brama di potere. Fra lui e me il vero usurpatore sarebbe lui. Ora io mi domando perché mai sia diventato io, almeno all'apparenza, l'oggetto della tua devozione. È perché sono disgustato. Sì. Disgustato di me e della mia devozione per Marco. È nobile da parte tua rimproverarmi il mio tradimento verso di lui. Ma tu pensi anche chi tradisce una volta è pronto a farlo di nuovo. O magari sospetti che io sia qua a svolgere la tela di ragno di un doppio gioco. No, ti sbagli. Non c'è né può esserci tradimento da parte mia. Io sono e rimarrò sempre fedele a qualcosa che è ben più in alto di te e di Marco. Il nome dei Visconti. Questo solo conta per me. E chi è più degno di innalzarlo mi avrà al suo fianco totalmente. E adesso il più degno sono diventato io. Sì. Sì, è così. Giuravo su Marco. Ebbene, mi sbagliavo. Credi che non ne soffra? È il prezzo della mia delusione. Nell'intimo, il condottiero Marco Visconti è un uomo debole, impulsivo, meschino. E come giudicarlo altrimenti? Se basta una passioncella ad annebbiargli l'ingegno e a compromettere il suo destino. Chi è nato per vincere non conosce dubbi, scrupoli, pregiudizi.
Non si lascia indebolire dai sentimenti. Colpisce fino in fondo. E non spunta le armi con le quali dovrebbe uccidere. E tu sei ancora in tempo a scalzarlo dal gioco decisivo che gli avevo consigliato. Senza compensi. Come non ne ho chiesti a lui. Quale gioco? Farsi interprete della volontà del popolo. Ribellati alla tutela di Lodovico il Bavaro. Sono il suo vicario imperiale. Ma il suo prestigio sta calando insieme alla forza delle sue soldatesche. Ripudia l'alleanza col clero al servizio dell'antipapa e riconquista la fiducia del clero legittimo rimasto fedele al papa. Prepara la difesa di Milano e dei borghi ricorrendo anche alle milizie popolari ed esaltandone l'apporto. Ma devi agire in tempo prima che Marco ritorni, altrimenti il popolo seguirà lui e più o meno dalla sua parte. E non temere. Se agisci presto, quel popolo che ora morde il freno e ti sopporta, ti disprezza perfino, ti sarà devoto e fedele senza riserve. E il tuo potere sarà basato sull'ammirazione e la gratitudine. E Marco non potrà più insidiarlo. Avrà perduto per sempre la sua grande occasione. Se l'imperatore vincesse, distruggerebbe Milano. Devi rischiare. E gli stessi milanesi ne darebbero a me la colpa. Vogliono un capo. O te. O Marco. Non hai scelta. Nessuna. Avete infornato il pane? Cuocerà benissimo. Ma tu da che parte stai? Dalla vostra. Perché? Perché Azzone ha poco cervello e Marco troppi scrupoli. Alla fine sarete voi a tirare il sugo. Tieniti pronto. Tra qualche giorno partirai per Lucca e porterai il mio corriere a Marco. Il pane cuoce in due forni. A proposito, se parto, qualcuno dovrà sostituirmi nella sorveglianza a Ottorino. Come sta? Continua a leccarsi la ferita. Ha preso una brutta botta. Ma se la caverà. E il lupo gli fa da guardia come un mastino.
Erminia? La febbre non scende. Prepara un'altra tisana. Chi è? Lupo. Sono io, Lauretta. Signorina Bice. Non potevo accontentarmi delle notizie che mi portava Lauretta. Come sta oggi? Un po' meglio. Un momento. Nessuno vi ha viste? Sei sicura che non vi abbiano seguite? Siamo state attente. E in casa non si sono accorti che uscivamo. Lupo, ti prego. Per lui l'emozione dell'incontro. Non torno a casa se non lo rivedo. Che cosa sa, Bice? Sì, dell'uomo che ha ferito Torino. Niente, credo. Non ne abbiamo parlato. Lei era troppo in ansia. Meglio così. Tu conosci la verità? Non chiedermela. Nostro padre ha fatto un nome. Ma io non posso crederci. Dimenticalo. Non appena sarai guarito, verrò via con te. Farò tutto quello che vorrai. Mia madre comprenderà. Sa che tu solo puoi rendermi felice. Quanto a mio padre, è lui che mi ha costretto a vederlo con occhi diversi. Non avrei mai creduto che l'affetto e il timore che provavo per lui potessero trasformarsi in disprezzo. Dio mi perdoni, ma è così. Questa tua amarezza è ingiusto. Non rimpiangermi. Non sono più la bambina che sapeva solo sorridere e ubbidire. E il mio amore ora è più forte, sa difendersi. Bice. Sì. Ho in cuore un'amarezza forse più grande della tua. Anch'io dovrei disprezzare qualcuno che amavo. Sì, come un padre. Sai chi mi ha ferito? No. Già, come potresti saperlo? Immaginarlo perfino. È stato Marco. Sì, lui. L'ho sentito. Mentre mi veniva addosso lancia in resta. E forse proprio questo sospetto mi ha bloccato nell'attimo in cui avrei potuto schivare il colpo. Lupo, dopo, è riuscito a far parlare uno degli scudieri di Marco. Ed ha accertato la verità. Non c'è un attimo in cui io non mi chieda perché Marco mi sia diventato nemico. Perché abbia voluto punirmi in un modo che umilia lui. E non me. La mia fedeltà non gli è mai venuta meno. Ed è senza riserve. Io non l'ho tradito, tutt'al più disobbedito. Il mio rifiuto di sacrificare ai suoi interessi i miei sentimenti non può avergli sconvolto la mente fino al punto di... Non tormentarti. E non dovrei. Ci deve essere un altro motivo. Qualcosa che gli hanno detto sul mio conto. Calunnie per distruggermi ai suoi occhi.
Ascolta. Tu lo hai incontrato ancora quando gli hai chiesto la grazia per Lupo. Non hai intuito attraverso le sue parole? No, no, niente. Te lo giuro. Niente. È tardi e il medico sta per arrivare. Meglio non vi incontri neppure lui. Andiamo. Farò di tutto per tornare domani. No, scusatemi, sarebbe troppo imprudente. Ottorino è in pericolo qui a Milano e conto di trasportarlo presto al castelletto. Lì sarà al sicuro in mezzo alla sua gente. Ma questo significa? Sì, passerà un po' di tempo. Ma è necessario, per il bene di tutti e due. Guarirò più in fretta. Per rivederti prima. Nessuno ci separerà mai. Nessuno. Dubbio, il popolo approva la vostra scelta. La mia emozione è profonda. Musica irresistibile gli applausi nel cuore ambizioso dell'uomo, specie quando li consacra la voce delle campane. Consacrazione meritata. Non c'è persona entro i confini della signoria di Lucca che non riconosca pienamente l'investitura di Marco Visconti. Ecco slancio, con gratitudine. E noi non abbiamo fatto altro che interpretare la volontà del nostro popolo. Scacciando l'usurpatore Francesco Castracani, voi ci avete riscattati dall'infamia del baratto imperiale. Ludovico il Bavaro ci aveva trattati come servi, venduti come schiavi. E noi non potevamo sopportarlo. Signori, ho qualcosa da dire. E vorrei che le mie parole fossero portate a conoscenza di tutti. Lucca si è affidata a me per essere difesa e protetta contro i nemici esterni. A cominciare dall'imperatore. E salvaguardare così la sua dignità e la sua indipendenza. È solo per questo che ho accettato. È un alto onore. Ma non vi dispiaccia se considero la mia nomina limitata nel tempo. Provvisoria. Castruccio Castracani. Invitto condottiero e vostro legittimo principe era mio amico e la sua memoria mi è sacra, come lo è per tutti voi. Egli ha lasciato due figli bambini che sono anche i suoi eredi. Io mi considero lo strumento del ritorno alla legalità e alla giustizia. E un figlio di Castruccio prenderà un giorno il suo posto. Ve ne faccio solenne promessa. Che Dio mi aiuti a mantenerla. Viva Marco Visconti! Viva! Sì, il popolo non si stanca di festeggiarmi. E in molte case di Lucca stasera i lumi ancora accesi fanno brillare gli occhi e i bicchieri che brindano al mio nome. Dovrei esultare per questo fervore, parteciparvi, inorgoglirmene. E invece sono triste, deluso. L'umiltà è la vera conquista di se stessi. Non è mancanza di umiltà.
Non mi sento superiore all'onore che mi si rende. L'uomo è incontentabile e questa è la mia condanna. Eccomi, signore Di Lucca, da un momento all'altro, quasi senza colpo ferire, mentre da anni lottavo per realizzare la stessa aspirazione nella mia Milano. Lucca, una città magnifica, ricca di storia, mi si affida con entusiasmo e io non so gioirne. Il destino mi fa un dono splendido, immeritato, e io non gli sono grato. Lo incolpo, anzi, di avermi derubato del mio bene più prezioso. Sì, io continuo a pensare a Milano, ma non perché sia più potente o illustre di Lucca. Essere principi dove si era soggetti, comandare dove si ubbidiva, essere grandi in mezzo agli amici che condividono la vittoria e ai nemici che si dannano per la sconfitta, questa, sì, questa è vita. E poi che peso dare a questo entusiasmo, a queste acclamazioni di gente che fino a ieri conosceva appena il mio nome. Un popolo che acclama con facilità, non valuta, non giudica, ma ripudiando la vecchia schiavitù, invoca solo un nuovo padrone. Ed è così pronto a cambiare idea. Il tempo che corre dalla domenica dell'ulivo al venerdì santo, dall'osanna al crocifice. È giusto che un popolo deluso cambi idea. Sta a chi lo guida non deluderlo. Impossibile riuscirvi. Per chi sfrutta il potere con morboso egoismo, non per chi lo concepisce e lo esercita come una missione. Non, signore, bisognerebbe essere dei santi. Solo dei buoni cristiani. Ama il prossimo tuo, lottare perché gli uomini migliorino e non farne lo strumento della propria fortuna. Belle parole le vostre, monsignore. La buona volontà non mi manca, ma solo Dio può aiutarmi a metterla in pratica. Il vostro tono, il mio cuore è triste fino alla morte. Sono le parole di Cristo, nel presentimento del sacrificio. Ma la tristezza in Cristo nasceva dalla pietà per gli errori e le miserie dell'uomo. In me, solo dalla coscienza degli errori compiuti. Non è il pensiero della morte. Col declinare degli anni la morte diventa una compagna, ma quando siede i capi, la coscienza degli errori compiuti diventa rimorso. Siamo noi i responsabili del male commesso da tutti coloro che ci hanno seguito, di cui ci siamo serviti per raggiungere i nostri scopi. Forse la tenebra non è nella morte, ma in certi poteri occulti della storia che decreta gli stermini, le stragi e le miserie degli uomini. Sì, la storia è un mostro che si nutre di cadaveri e di innocenti. C'è una certezza che riscatta da ogni dubbio, ogni rimorso, la fede. Dio vi illuminerà. Buonanotte, monsignore. Buonanotte. Vostra Grazia non riconosce l'umile intendente del suo castello di Rosate. Pelagrua? Già, Pelagrua. Con messaggi importanti. Da Milano. Da Milano? Non mi sono fatto annunciare perché eravate a colloquio con il vostro vescovo. Come potevo disturbare? I messaggi? Oh no. Tutto qui. Notizie troppo delicate. Meglio evitare certi pericoli quando si può. E allora parla. Veramente non sono io a farlo. Io ripeto le parole del conte Lodrisio, una per una, come ho fatto tante volte a me stesso durante la strada. Sbrigati!
Azzone si è ribellato all'imperatore. Si è messo alla testa del popolo, ha mobilitato soldatesche e milizie volontarie e difenderà oltranza Milano stretta d'assedio dall'armata imperiale. Milano assediata. Certo, e con risorse limitate. Ludovico il Bavaro non lo ignora. Traditori non ne mancano mai. E giocherà il tutto per tutto. Apri occhi ed orecchie. Riferirai all'Odrisio perché informi Azzone. Le truppe non devono essere sparpagliate tutte a presidiare la cinta. Occorrono riserve mobili in corrispondenza delle probabili direttrici di attacco. E questo è il punto più debole e pericoloso delle fortificazioni. Vedi? Da difendere ad ogni costo. La zona dei mulini presso Porta Ticinese con la postiera di Sant'Algisa. Se gli imperiali la conquistassero, l'intera città rimarrebbe senza pane e sarebbe costretta ad arrendersi per fame. Hai capito bene? E come? Se eravate a Milano, questo era il momento di prendere il posto di Azzone. A Milano in questo momento combatterei al suo fianco, come ogni buon milanese. Certo che col suo voltafaccia Azzone se li è conquistati tutti i buoni milanesi. Meglio così. L'ora del pericolo legittima il suo diritto. Milano ha un'occasione unica. Battersi con una unità di intenti e uno spirito di libertà poche volte raggiunti nella sua storia. L'Odrisio mi intenderà. Digli da parte mia che si metta a disposizione di Azzone. In apparenza lo ha già fatto. Con assoluta lealtà. E così faranno tutti coloro che mi sono fedeli. Il conte Ottorino, anche se volesse, non potrà farlo. Si è rifugiato nella sua rocca sul Ticino. La ferita è dura a guarire. Ma non è più un mistero per nessuno che lui intende comunque sposare Bice del Balzo. Non prendetevela con me. Anche adesso io non faccio che ripetere le parole del conte Lodrisio. Il conte Ottorino sa ormai troppe cose. È diventato pericoloso. Ormai è un ribelle, vorrà vendicarsi dell'affronto subito al torneo. L'unica soluzione sarebbe... Dirai a Lodrisio che dorma tranquillo i suoi sonni. Sono io garante della fedeltà di Ottorino in ogni tempo, ogni fortuna. Può odiarmi, volermi morto, ma tradirmi no. Mai. Sicuro, sicuro, io non c'entro. Non è che volessi suggerire... Ma un'altra domanda devo farvela, sempre da parte del conte Lodrisio. Se si arrivasse davvero al matrimonio, come dobbiamo comportarci? Impedirlo a tutti i costi. Ma senza torcere un capello a lui e senza che lei sappia. Puoi andare. Non apprezzate il mio zelo e pensare che il mio unico desiderio... L'apprezzo come merita. Trattieni a tuo nome 100 ducati sulle mie rendite. Vi sono schiavo devoto. Prima nei campi la gente cantava canzoni d'amore e adesso tace. Ora da nebbie lontane disceso il tedesco invasore. Onore al comandante. Il più feroce e tenace per ammazzare. Proprio buono. È per questo che bevevi da solo? Riserva personale. Buffa la vita, eh? Quella notte a Chiaravalle
Tu condannato a morte e io il tuo carceriere. E adesso? Agli ordini, pronto a scattare. Sei sbronzo o mi sbaglio? Scaldato al punto giusto, se ci sarà da menare le mani. A quanto pare gli imperiali non ne hanno voglia. Anche stanotte è tutto calmo. Chi è che non la smette di cantare? Spera di commuoverli gli imperiali. A te piace menare le mani, a Tremacoldo piace cantare. Ma io quando mi batto ho una ragione, uno scopo. E credi che lui non li abbia? Si cambia in sangue e il giardino in cimitero. Che c'è? Non avete sentito niente? Io no, e nemmeno io. Beh, vi è piaciuta? È bellissima. Una canzone per ricordare la sedia. Speriamo che sia un buon ricordo. Oi! Io non voglio mica fare l'uccello del malaugurio, ma non siamo ancora fuori da questo pasticcio, e finché le cose non si decidono. Ecco il nostro cappellano. Meglio se non dormivo, ho le ossa rotte. Più comodo fare il parroco, eh. I limontesi che mi stanno più a cuore sono qui adesso. E allora? Vinci Guerra scherzava. E perché no? Piano, piano. Oh, ce n'è ancora, sai. Faccio un giro di ispezione. Vengo con te. Anch'io. Voi tre, date un'occhiata laggiù. Va bene. Novità? Bisogna cerchiarli!
farci guerra! Se ne vanno! Sei un inetto. Non dovevo fidarmi di te. In ogni impresa militare c'è un margine di insicurezza. O come volete, di imprevisto. Questo gli uomini d'arme lo sanno. Tu non sei né un uomo d'arme, né un capo, e nemmeno un buon esecutore d'ordini. Allora un uomo del tutto inutile. Hai fallito. E vorreste liberarvi di me. Già, so troppe cose. Devo ricordare a te come sia semplice chiudere in tempo e per sempre una bocca che sa troppo. Non lo farete. Non sfidarmi! Vi servo ancora. Permettete. Ho passato tutta la notte in piedi prima di correre qui a riferirvi. Una gran bella notizia. Dovevo nascondervi la verità. Lupo e quei dannati limontesi hanno fatto miracoli, ecco tutto. E i mercenari tedeschi si sono battuti per quello che sono, dei mercenari. Certe molle ideali valgono ben più di una paga doppia. Non sono un capo. Ma questo lo capisco anch'io. Dovevi tenerne conto prima. Lasciatemi dire tutto. Tutto? A questo punto rischio. Attento. Voi non state facendo più il doppio gioco fra Azzone e Marco. Ma un unico gioco. Il vostro. In caso di vittoria, l'imperatore eleggerebbe voi, signore di Milano. Io sono ormai legato al vostro carro e ho diritto a esservi a fianco fino in fondo. Ma voi dovete fare altrettanto. Secondo te l'imperatore ha ancora delle possibilità di conquistare Milano? Nessuna. Non gli resta che abbandonare l'assedio, varcare le Alpi e tornarsene al suo paese. Nel frattempo, Marco conta su di noi.
e noi non verremo meno alla sua fiducia. Mi avete tolto le parole di bocca. Da Milano. Lodovico il Bavaro è in ritirata verso le sue montagne. E ha nemico che fugge, Ponti d'Oro. Finalmente, sedetevi. Grazie. Sarete affamati. E assetati soprattutto. È stata una bella galoppata. Anche voi a cavallo? Anch'io. In questi ultimi tempi, a furia d'emozioni, sono ringiovanito. E i nostri bravi paesani? In marcia verso Rimonta hanno smobilitato anche loro. A Milano c'è gran festa. E per il momento il popolo giura sua azione. Speriamo che questa pace duri. Dio ti ascolti. Ma non ti abbiamo ancora chiesto. Va molto meglio, vero? Sto per togliere anche queste. Lupo mi ha raccontato dello scontro notturno alla postiera di Sant'Algiso. E so che avete fatto miracoli. Ah, io ho solo recitato preghiere e incoraggiato i feriti. Ah, sì? A me era paso che ci davate una mano. La verità è che ne occorrevano 10 volte tante di mani. Ce l'abbiamo fatta per un filo. E gloria sia a Vinci Guerra, che ci ha salvati all'ultimo istante. Povero Vinci Guerra. Me la portava nel nome la sua condanna. Le guerre le perdono tutti, anche quelli che le vincono. Credo di capirvi. Ma non so che darei per essere stato con voi quella notte. Parliamo di cose allegre. Di buon cibo. Di sonno beato. Di lavoro sereno. Della compagnia degli amici, dell'amore delle nostre donne. Poco fa, cavalcando in mezzo al verde dei campi, sotto il libero cielo, pensavo che di macchie rosse nel mondo dovrebbero esserci soltanto quelle dei papaveri. Non la smetteremo mai noi uomini di spruzzarlo di sangue. E questi li chiami discorsi allegri? Hai ragione. Scusate, ci farò una canzone. Siete i miei soli amici. E vi parlerò senza veli. Ne avevo un altro, a cui mi ero votato con una dedizione senza limiti. Fatta di amore filiale, di ammirazione, di gratitudine. Ma voi sapete che mi è diventato nemico. Questa ferita continuerà a dolermi anche dopo la guarigione, a dolermi dentro, perché non saprò mai convincermi a vendicarmi contro chi mi ha solo arrecato dolore. In questi lunghi giorni ho avuto modo di riflettere e non intendo più ammettere che chiunque possa dettare legge nella mia vita. E in quella della donna che amo. Non voglio più incontrare Bice in segreto, come se dovessimo vergognarci del nostro amore. E non c'è motivo al mondo che ci impedisca di unirci al cospetto di Dio. Mi farò annunciare in casa del Balzo. Figliolo, ti siamo grati per la tua franchezza. E la nostra amicizia non ti verrà mai meno. Ti chiedo solo di non precipitare le cose. Il conte Oldrado potrebbe perfino... No, ascolta, lasciami prima parlare con lui. Un ultimo tentativo, per convincerlo. E poi agirai come crederai meglio. Io vi accompagnerò. E così informerò i miei. La contessa Ermelinda deve sapere in tempo. Partiremo domani stesso.
Vi sono grato. Dal profondo del cuore. Io e Tremacoldo vi raggiungeremo a Milano. Non a cavallo, spero. E pensi che sentirei la stanchezza? Nessuno ha voglia di bere con me? Tutti, credo. E sappiamo a chi brindare. Ma se tuo padre si opporrà ancora una volta, ti porterò via dalla tua casa. Affronteremo insieme la sua ira e lo scandalo. Imporremo a tutti il rispetto per un sentimento limpido, profondo, indistruggibile, che chiede solo di vivere benedetto da Dio. Ti abbraccio. A presto. Il tuo Torino. Coraggio. Vostro padre dovrà capire. Se aveste visto la sua faccia quando gli ho annunciato la visita del Pievano. Non voleva riceverlo. Questo forse no. Il nostro Pievano di Limonta. Comunque, gliel'ho detto alla presenza della contessa Ermelinda, come eravamo d'accordo con Lupo. Ed è stata lei ad ordinarmi di farlo passare. Sono lì che parlano da parecchio tempo ormai. Qualunque cosa accada. Non temere. Io appartengo a Torino. Il mio consenso era subordinato a circostanze che non si sono verificate. Torino è ancora legato dall'impegno con Franca Rusconi e deve obbedienza a Marco, capo della sua casa. Non gliela deve più questa obbedienza. I loro rapporti... Dovrei schierarmi con Torino contro Marco? È questo che mi si chiede? No, voglio la mia pace io. Ed è quella della mia famiglia. Non ci tengo a farmi dei nemici. O peggio, a trasformare in nemico il migliore dei miei amici. Non intendo diventare lo strumento di un intrigo che ci stritolerebbe. O il puntello di un odio che ci coinvolgerebbe in modo irreparabile. A questo punto, ecco, sono persino disposto a lasciare Milano finché questa faccenda sarà dimenticata. Ce ne torneremo anche noi a Limonta e... Il vice potrà riflettere. Capirà che opponendomi alla sua apparente felicità di oggi, voglio solo salvarla dall'infelicità futura. Salvarla? Non temi di sbagliare. E se invece tu la condannassi ad essere infelice? No, non ho questo timore. E che tu lo esprima davanti a un estraneo. Scusatemi. Ma sono esasperato, ecco. Esasperato. Voi siete sempre stato accolto in casa mia. Come parroco, non come amico. Voi non avete mai dimenticato che io sono nato in una catapecchia di contadini all'ombra del vostro castello. Ma questo non ha importanza. Io sono qui a pregarvi di non opporvi alla volontà di Dio. L'infatuazione di due giovani concepita... come dogma religioso. Ma via, vi esorto a non insistere. Col vostro intervento voi non fate che incitare mia figlia a ribellarsi alla mia legittima autorità paterna. E non credo che questo abuso rientri nei doveri di un parroco. Non serbatevi rancore. Io apprezzo la bontà delle vostre intenzioni e davvero vi considero un amico. Vi prego, trattenetevi ancora un po' di là. Parlerò intanto con mio marito. Ma a che serve? Io non cambierò mai idea. Vi prego. Tutto quello che mi direi è inutile. E il tuo atteggiamento di poco fa... Davanti. Parla. Bicio deve sposare Torino. E perché?
Sposarlo al più presto. È l'unica salvezza. Ma tu sei pazza. Per tutti noi e soprattutto per lei, per nostra figlia. Io ti ripeto... Sei cieco in malafede. Non ti sei accorto che Marco Visconti vuole Bice. Che cosa? No. No. Tu vuoi che diventi pazzo io? Sai, mia moglie da 20 anni ed è come se non t'avessi mai conosciuta. È una mente contorta, malata. Ma come si fa a sospettare, a immaginare, solo perché Marco è stato generoso e gentile con la nostra bambina? Bice non è più una bambina e ama Ottorino. Il loro matrimonio è l'unico modo per soffocare ogni speranza nel cuore di Marco e metterlo di fronte al fatto compiuto. Ottorino saprà proteggerla e difenderla. Io no, vero? Io non saprei. Ma se speri di offendermi... Mi hai inventato una trama squallida, morbosa, ma io non mi lascerò invischiare. Perché Marco è diventato un nemico di Ottorino? Ma lo sai benissimo, l'impegno con i Rusconi. E perché al torneo, senza farsi riconoscere, ha tentato di ucciderlo? È una calunnia messa in giro contro di lui. C'è gente che può dartene la prova. Ma è assurdo! Un uomo come Marco rivale per amore e con delle manifestazioni addirittura puerili. Non c'è stato mai nulla di simile nella sua vita e non avrebbe avuto che l'imbarazzo della scelta. Forse una scelta l'aveva fatta. Che ne sai tu? Il silenzio è comodo. Ci si abitua. Tutto si annebbia. Ci si rassegna. Sembra di non soffrire più. Ma se arriva il giorno in cui bisogna spezzarlo. Ma che stai dicendo? Marco mi amava prima che io ti sposassi. E anch'io lo amavo. Ti sei nemmeno chiesto perché rifiutassi i suoi inviti. Perché evitassi a ogni costo di incontrarlo. Cosa vorresti dirmi? Che lo ami ancora? Che sei addirittura gelosa di tua figlia? Ti perdono perché in questo momento parla in te solo l'orgoglio ferito. Mi perdoni? Un tradimento che dura da 20 anni. Non c'è stato un attimo in questi 20 anni che tu possa rimproverarmi. Ti sono stata lealmente a fianco anche quando agivi in modo da provocare il mio sdegno. Non ti ho mai rinfacciato la tua boria, la tua meschinità, la tua viltà morale di fronte a chi sta più in alto di te, la tua smania del compromesso. E avrei continuato a tacere se tu non fossi arrivato al punto di sacrificare te stesso, anche nostra figlia. Se tu mi vedi così, d'ora in poi... Non si tratta di me, ma di Bice. Devi dare il tuo consenso. E non hai più motivo di temere Marco. Ormai è il signore di Lucca. Qui a Milano forse non tornerà mai più. Il suo prestigio e il suo potere sono scesi molto in basso per non aver partecipato alla cacciata dell'imperatore. Tutto questo non conta. Ma mi hai messo con le spalle al muro.
Oltrato. Si sposeranno qui in segreto e subito dopo lasceranno Milano. Senza incontrarsi con nessuno. Capisco. Come se Ottorino rapisse Bice. Già. Così potrai sostenere che tutto è avvenuto a tua insaputa e contro la tua volontà. Solo a queste condizioni. Vi aspetta. Vado subito ad avvertire a Torino. Cavalli ricamati sull'arazzo del passato, passato che ritorna su un accordo in si minore, leggende dove guerra è sempre sposa dell'amore, amore che tu insegui e non raggiungi quasi mai. Io sono nato il giorno che ho veduto il tuo sorriso e fui ferito a morte quando ti hanno rubato a me le acque dei torrenti, sono lacrime d'amore. E ogni lacrima mi dice, meglio vivere infelice che felice, senza averti vista mai. Io passerò la vita a cantare il nostro amore, ed ogni trovatore che il mio canto sentirà, lo porterà lontano, oltre monti ed oltre mare. Il tempo può passare, questo canto durerà, e volerà leggero come folle secoli d'amore, altri amori sveglierà. E immagino gli amanti che lo cantano a memoria, e poiché saranno tanti sull'arazzo della storia, qualche cosa di noi due resterà.